Ma me lo dici dove stiamo andando? Vieni. Dai, volevo farti vedere una cosa speciale prima di partire. Ti ho detto di non dirlo. Non ci trasferiamo poi così lontano. Vabbè, potrebbe partire solo tuo padre, lui che ha perso il lavoro. Mica tu! Cavolo! Ma sono tutta sporca, che schifo! Dai, voglio andare a casa. Ti prego, volevo farti vedere una cosa speciale prima di partire. Ma ci andiamo domani, tanto sei qui fino a lunedì, no? Ciao. Ehi, ciao, stai bene? Hai sognato qualcosa di strano stanotte? Di vincere il mondiale FIFA 16. Cioè, io sogno i mostri, tu la PlayStation. Io non ho aperto bocca. Come hai fatto a sapere cosa ho sognato? Sai leggere nel pensiero? So leggere nel pensiero. Oddio! Ma cosa mi hai fatto? Eri nella mia testa! Tu eri nella mia testa! Ehi, chi era nella testa di chi? Sono innamorati. Oh, che avete oggi? Jessica, ti vedo pallida. Non qui, andiamo. Ci state prendendo in giro? No! Vuoi smetterla di pensare che voglio solo attirare l'attenzione? Oh mio Dio, leggi nella mente. Come? Da quando? Forse ho giocato troppo a FIFA 16. Cretino, è stata la pozzanghera. Quale pozzanghera? Ieri siamo andati a fare un giro e lei è inciappata dentro una pozzanghera. Torniamo, ci voglio vederla. Sì, anche noi vogliamo i poteri. State scherzando e non sappiamo neanche come abbiamo fatto. Hai detto pozzanghera? Non potete toglierci questa occasione per diventare dei supereroi. E tu vorresti ficcarti lì dentro? Non capisci proprio niente. Ferma! E tu cosa vuoi? Salvarti la vita! Oh, ma che dici? Noi abbiamo già toccato la pozzanghera. Già. E avete degli strani poteri, vero? Come lo sai? A me è successa la stessa cosa. Ma poco dopo mi sono anche ammalato. Ragazzi, ma gli credete? È solo un barbone. No, fermati! Dice la verità. Vuoi dire che anche voi vi ammalerete? Sì. Oddio. No, noi troveremo una soluzione. E come? Il paziente è in questa... Scusa un attimo. Mi chiama mia sorella. Pronto? Sì, cosa? Eh sì, certo, adesso avete i poteri, quindi. Per favore, sto parlando seriamente. Siamo caduti in una pozzanghera e... Sì, allora lavati. Io devo andare. Ciao, ciao. È il momento di diventare dei supereroi. Dobbiamo scoprire da dove viene la sostanza della pozzanghera. Chi o cosa l'ha prodotta? In quale quantità? Secondo quale percorso ha formato la pozzanghera? Se ce ne sono altre. Se il bosco è una zona ad alta contaminazione. Da cosa è composta? Hai ancora 8 in chimica, vero? 9! Come può aver alterato il nostro DNA
e se c'è modo di invertire il processo. Ok, trovato. Provengo dalla fabbrica Stapp. Che usano sostanza piena di clorozenoni può essere neutralizzata con la creatonina, che, ragazzi, mi spiace, costa tantissimo. E non ci sono altre pozzanghere. Poi ci pensiamo noi. Ok, ricevuto. Ok, io vado. Hai bisogno di aiuto? Sì. Sei tu il capo della fabbrica. Chi è? Dove lo trovo? Il capo della fabbrica. Non c'è bisogno che ti arrabbi. Ho tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno. Esattamente. Siamo molto convincenti. Volete vedere come sono convincente io? Cosa ci faccio qui? Anche lei ha i poteri. Allora, anche lei è destinata ad ammalarsi. Deve fermare la sua produzione. Sono già malato. Ho i soldi necessari a invertire i processi dei clorozenoli. Soldi che continuo a procurarmi in abbondanza con la mia fabbrica. Ma... cosa dite? Dicevamo che è il momento di salutarci. No, l'effetto del suo giochino dura poco. Posso fare di peggio. Ci sono altri ragazzi come noi che sanno quello che fa e che la denunceranno se non torniamo sani e salvi. Lo so che non possiamo farla chiudere, ma lei non può fare del male a noi. E quindi? E quindi ci fornisce la creatonina di cui abbiamo bisogno per salvare tutti quelli che si ammaleranno. E noi non metteremo persone a investigare sugli effetti delle strane sostanze che usate qui. Bentornato. Grazie. Sì, e vinciamo tutti. Lo so che non lo possiamo fermare. Ma se possiamo fare qualcosa per quelli che si sono ammalati e per noi stessi, è nostro dovere farlo. Oggi, domani, finché potremo farlo. Ed è una cosa che ci terrà uniti, ovunque ci porterà il nostro destino.